Cominciamo con leggere una informazione che ci deriva da un articolo di Repubblica del 4 marzo 1994, quindi 25 anni fa. E si intitola questo articolo Savona, un ministro per tutte le liti. Quindi non è roba mia, ma è roba dell'estensore dell'articolo, che in particolare è Adriano Bonafede. E allora, che cosa dice Adriano Bonafede? E io, da curioso indagatore nel corso degli anni, ritengo che dica delle verità all'interno di questa elucubrazione anche molto valide. E quindi lo hanno definito il ministro più litigioso del governo Ciampi. Ricordiamoci Ciampi chi era. Non era solo l'ex governatore di Banca Italia, ma uno che aveva fatto un'ascesa molto particolare all'interno della burocrazia di Banca Italia, molto discutibile, diciamo così. Allora, ricordatevi i nomi che appaiono in quello che adesso io leggo. Nei pochi mesi in cui è stato a capo del Dicastero dell'Industria, Savona si è scontrato con il presidente dell'IRI, Romano Prodi. Romano Prodi, ricordiamoci, inglesista di derivazione culturale oxfordiana, eccetera, eccetera. Con quello dell'ENI anche, Franco Bernabé, o nei giorni passati, come riferiscono le cronache, anche con quello della funzione pubblica, Sabino Cassese. Parliamo del 1994, questi fatti vanno integrati, diciamo, localmente nel periodo storico che precede il 4 marzo 94. Per finire, il suo ministero è entrato in rotta di collisione anche con l'antitrust di Francesco Saia sul piano di privatizzazione dell'Enel. In uno di questi litigi, nell'ottobre scorso, cioè nel 93, era arrivato a presentare le dimissioni, che però sono durate soltanto 2 giorni grazie all'intervento pacificatore del Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi. Bastano queste poche notazioni per confermare che Paolo Savona, 58 anni, moglie e figli, ex fan prodigio della Banca d'Italia, anche lui in Banca d'Italia, al tempo di Carli però, che è persona di tutt'altra levatura e di tutt'altra natura, è anche indirizzo politico, è anche filiazione geopolitica completamente diversa. Sarà perché è sardo come Cossiga, sarà sardo come Cossiga. Cossiga è un personaggio che dopo ritornerà in più occasioni a essere evidenziato in questo articolo. Quindi sarà perché è sardo come Cossiga, di cui è grande amico. Sarà perché non è un politico di professione, ma un tecnico, dice lui, che però ha fatto politica tutta la vita, tant'è che adesso ce lo ritroviamo a essere vice ministro. La conclusione è che da quando è ministro, e c'è di mezzo qualche competenza di questo dicastero, è sempre in agguato qualche polemica per la gioia dei giornalisti, sempre a caccia di scontri personali per ravvivare le cronache. Di area repubblicana, Savona ha sempre avuto come punto di riferimento del PRI Giorgio Lamalfa, anche questo un personaggio molto discusso in tante occasioni, che conobbe negli anni 60 durante il periodo di studi in USA. Stavano tutti e due negli Stati Uniti, guarda caso, a fare i master, e di cui divenne amico personale. Ma non ha mai disdegnato l'amicizia anche di esponenti democristiani, tra cui il suo predecessore all'industria Giuseppe Guarino, anche lui coinvolto in questa storia che poi dirò dopo, e in passato Paolo Cirillo Pomicino, al tempo in cui questo era al bilancio, ministro del bilancio, fu capo dello staff dei consiglieri economici al bilancio. La sua attività lavorativa comincia alla Banca d'Italia, dove entra con un concorso nel 1963. Dopo un periodo di noviziato finisce l'ufficio studi, qui viene notato dall'allora governatore Guido Carli, di cui diventa subito il pupillo. Nel 75 vince un concorso all'Università di Cagliari. La sua carriera da tecnico al servizio della politica comincia nel 1978, quando Carli, nominato presidente della Confindustria, lo porta con sé proponendogli il ruolo di direttore generale.
in Confindustria comincia ad affiorare quel caratterino che recentemente Indro Montanelli gli ha pubblicamente attribuito in occasione della presentazione del suo ultimo libro, Il terzo capitalismo e la società aperta. Franco Mattei, direttore generale uscente nel 76, tornò dopo che Savona se ne era andato nel 1981, parlava agli amici di lui come di un grande studioso, di un bravo parlatore, ma come un pessimo organizzatore. Infatti non a caso ha inventato sta porcheria che si è inventato ultimamente lui. Un giudizio questo condiviso per la verità da molti altri che hanno avuto a che fare con lui in altre situazioni. Nel 1980 Savona lasciò l'incarico in Confindustria e assunse la presidenza del Credito Industriale Sardo, poltrona alla quale è rimasto legato e che ha lasciato solo in anni recenti. In realtà l'attuale ministro dell'Industria ha sempre tenuto a mantenere gli incarichi raggiunti anche a costo di comportamenti al limite della norma. Quando divenne segretario generale della programmazione del 1982, al tempo in cui la Malfa era ministro del bilancio, non a caso era ministro del bilancio la Malfa che se l'è trascinato appresso, ottenne di non lasciare la presidenza del Credito Industriale Sardo, nonostante la legge fosse molto precisa e prevedesse una totale incompatibilità del nuovo incarico con qualunque altro. Quando nel 1990 fu nominato direttore generale e poi amministratore delegato della Banca Nazionale del Lavoro, sempre nelle banche ha bazzicato l'amico Savona, sempre all'interno delle banche, guarda caso. Insomma, quando fu nominato direttore generale delegato della Banca Nazionale del Lavoro, stabilì un primato, riuscì a ricoprire questi incarichi nella più grande banca italiana senza essere stato mai assunto, mai assunto. Anche queste poltrone infatti prevedevano una totale incompatibilità con altri incarichi, così riuscì a rimanere in una situazione singolare finché non passò, non prima di aver litigato con Cantoni, su chi dovesse comandare in banca, alla presidenza del fondo interbancario di garanzia, nomina che fece invece non era incompatibile con altri incarichi. Ma è come ministro che Savona fa più parlare di sé, lasciando stupiti vari osservatori per l'altalena e spesso la contraddittorietà rispetto ai principi di lui sempre conclamati da liberista delle posizioni prese. La prima occasione viene dallo scontro con Prodi sulle privatizzazioni, nocciolo duro per il ministro, public company per il presidente dell'IRI, nocciolo duro per il ministro Savona, public company per IRI, ma non era nell'interesse degli italiani né nell'uno caso né nell'altro, ma delle loro cordate che derivano dall'Inghilterra da Prodi e dagli Stati Uniti per Savona, non per gli interessi degli italiani, ma delle cordate che loro rappresentano. A chi fa notare che la tesi del nocciolo duro è da sempre quella sostenuta da Mediobanca e dai suoi alleati, risponde che ha visto Enrico Cuccia solo due volte in vita sua, nonostante abbia frequentato molto gli ambienti bancari. Ma chi sostiene che Savona si fa portavoce degli interessi di Mediobanca ha altre frecce al suo arco. Una, la principale, è che da sempre lui è sempre stato a quel gruppo, è sempre stato vicino a quel gruppo di persone come Giorgio La Malfa, che notoriamente si raccolgono intorno alle lobby della banca di Via Filodrammatici, sempre a favore americano, ricordiamoceli. Proprio Savona è uno degli sponsor più tenaci della tesi che vuole la STET, cioè le telecomunicazioni italiane, privatizzate ma soprattutto comandate da un gruppo di famiglia. Nel 94, famiglia, non tua famiglia o la mia o la sua, ma Pirelli e Agnelli. Guarda caso, no? Agnelli e Pirelli in prima fila, seguiti subito dopo da un alleato straniero forte come l'Alcatel francese. Spesso durante le riunioni del governo ha sostenuto che è questa l'unica via per consentire all'industria italiana privata un accordo globale tecnologicamente avanzato. È in nome di questo che ha bloccato, insieme al suo collega Piero Barucci la scelta dell'advisor per la privatizzazione della SET, per il quale era in prima fila la Morgan Stanley, preferita non a caso da Prodi. Morgan Stanley fa riferimento alla Citi principalmente. E in ultima Mediobanca. Singolari per un liberista come lui anche alcune prese di posizione come quella degli stabilimenti Enichem di Crotone,
che il presidente dell'ENI, Franco Bernabè, aveva deciso di chiudere nel settembre scorso perché improduttivi. Savona questa volta si fece paladino dei diritti degli operai da licenziare, rimproverando a Bernabè per la fretta avuta nel prendere questa decisione. È sembrato strana anche la strenua difesa delle prerogative del Ministero di fronte alle riorganizzazioni dell'ente di vigilanza delle assicurazioni, l'ISVAP, prospettata da Cassese. Questa avrebbe voluto dare più poteri all'ISVAP, ma si è trovato di fronte ad un netto rifiuto dell'industria. Di fronte alle critiche, Savona ha spiegato che non è mai esistito alcun contrasto con Cassese, ma che si è trattato in realtà di uno scontro poi risoltosi fra le burocrazie dei due ministeri. Deve essere stato difficile per un liberista come lui anche accettare le pesanti critiche dell'antitrust, che di fronte al progetto per la privatizzazione dell'Enel da lui presentato lo ha accusato di voler ricreare una sorta di monopolio privato più di 30 anni dopo la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Savona di nuovo si è difeso dicendo che i rilievi sono all'esame del governo e rimproverando quel direttore generale dell'industria, Gatti, che si era permesso di gratificare in anticipo l'antitrust. Rimane però il fatto che nella migliore delle ipotesi il ministro è stato scavalcato, ascoltate questo è importante, scavalcato dal suo dicastero, dando forse ragione a quanti mettono in dubbio le sue concrete capacità organizzative piuttosto che il suo ingegno e la sua intelligenza. Ma per comprendere le polemiche di Savona bisogna fare riferimento anche a una caratteristica del personaggio, che è quella di essere molto orgoglioso e di accettare malvolentieri critiche al suo comportamento e alle sue idee. Nello scontro con Prodi, sfociato nelle sue dimissioni, cioè Prodi che era presidente dell'IRI ha fatto dimettere un ministro. Quadra la questione? Non mi sembra proprio di no. Prodi, dunque, sfociato nelle sue dimissioni, ancor più delle modalità delle privatizzazioni, ha giocato il fatto che lui era il ministro e l'altro il presidente di un gruppo pubblico che doveva in teoria essergli subordinato. E Savona, constatata ancora oggi amaramente che la politica industriale in Italia la fanno le lobbies delle imprese pubbliche e non il governo, adesso dopo aver navigato, è una metafora che lui stesso, figlio di un ufficiale di marina, ha usato, da un ente all'altro alla perpetua ricerca della sua Itaca, appare un po' stanco e conferma a tutti, amici e conoscenti, la determinazione di non accettare più nella prossima legislatura nuovi incarichi politici. Tornerà a insegnare all'università, al massimo potrà accettare qualche incarico non politico. Ipse dixit il 4 marzo 1999 e ci ritroviamo fra i piedi, fra coglioni, forse meglio dire, adesso. Dopo ci sono altre puntate, seguiamo, chiudi, vai, facciamo un'altra puntata.